Prendete una carta geografica. Segnate un punto minuscolo. Pian del Re, sui fianchi del Monviso. Non c'è nulla qui, tranne una polla d'acqua minuscola come il puntino che sta sulla vostra carta geografica. Qui nasce il più grande fiume che abbia l'Italia. Più avanti, verso valle, trovate alcune baite stranamente affrescate. Ci vive gente che tratta il fiume familiarmente, come un arnese casalingo. Ci lava la carne appena macellata, ci sciacqua il bucato, ci pesca. D'altri tempi ricamerebbe qualche tirata convenzionale sui gesti solenni del pescatore incontrato per via. Ma non è proprio il caso di farlo. Le chiacchiere non vanno d'accordo con questo Po che nasce piemontese. Un santuario, San Chiaffredo. Alcuni paesi, Paesana, Sonfron, Revello, Crisolo. Crisolo è il primo comune bagnato dal Po. Restiamo al concreto e diamo la parola al sindaco. Mi piace ricordare che tra tutti i sindaci dei comuni bagnati dal fiume vi è una sincera solidarietà, un legame ideale che l'anno venturo dovrebbe simbolicamente concretarsi attraverso il viaggio di una gondola dalla foce fino presso poco a questo punto. Saluzzo, la prima città che ne è sfiorata. Sulla vostra carta geografica è un punto già grande, è una città con una storia illustre. Il Marchesato di Saluzzo fu per secoli una forza politica e militare. Qui nacquero Giovan Battista Bodoni, Diodata Saluzzo, Silvio Pellico. Qui troviamo monumenti, come la chiesa di San Giovanni, che hanno un loro posto nella storia dell'arte italiana. Nel 1801 Stendhal soggiornò tra queste mura e così le descrisse. La città di Saluzzo è situata a metà sulle colline e metà in pianura, ai piedi della collina. La salita tra la città bassa e la parte alta è ripidissima, ma le strade van su a giravolte e montano dolcemente. Vi son poi certi stretti passaggi con gradini di frammenti calcarei per i quali si va su direttamente. Quassù, nella parte alta, Stendhal ammirò, ma dimenticò di parlarne, Casa Cavassa, un piccolo capolavoro del Rinascimento. Sullo stemma la trota che nuota controcorrente, emblema del fiume che scorre qua sotto a due passi. Come tutte le città vive, Saluzzo ha contrapposto alla sua parte alta, silenziosa, monumentale, legata al passato, un centro degli affari e dei commerci. Circondata da fertili campagne, ricava dall'agricoltura di che prosperare e all'agricoltura fornisce il necessario. E visto che gli uomini contano più della carta geografica e dei monumenti, diamo un'occhiata a questi saluzzesi indaffarati che il sabato, giorno di mercato, mettono sotto sopra la loro città. Sono i primi autentici padani che incontriamo sulla nostra strada, metodici, seri e faccendieri. Anche volendo, uno non si può sottrarre alla storia e all'arte, soprattutto perché i ricordi storici e le opere che troviamo da queste parti attendono ancora qualcuno che veramente li scopra e li valorizzi. Fate il caso, ad esempio, di questa abbazia di Staffarda, monastero cistercense fondato nel 1135 dai marchesi di Saluzzo come centro di bonifica della campagna circostante. È un capolavoro quasi sconosciuto. Alcuni minuti da qui c'è un paese al quale la storia della nuova Italia deve qualcosa. Parliamo di Cavour, che i piemontesi conoscono per la sua rocca, ma che ha, oltre a questo merito naturale, il privilegio di aver ospitato per tutta la vita in questa casa Giovanni Giolitti. Lo storico Carlo Casalegno lo rievocherà per noi. Chi vi parla è un piemontese, innamorato della sua terra, curioso della sua storia. Il nostro scopo non è, naturalmente, di fare l'elogio di questa regione, ma di legare con qualche rapido commento le immagini che stanno sfilando dinanzi ai nostri occhi e spiegare perché sono state scelte.
È una felice coincidenza incontrare come primo personaggio di questo itinerario Giovanni Giolitti. La sua figura riassume dei piemontesi tutte le caratteristiche e le doti migliori. Fu praticamente l'arbitro della vita politica italiana nel primo decennio del Novecento. Dopo la gravissima crisi economica e sociale e politica provocata dalla disfatta di Adua, restaurò la libertà e restituì il buon funzionamento delle istituzioni parlamentari. Restando neutrale nei conflitti tra capitale e lavoro e attuando le riforme necessarie, impedì che i contrasti sociali diventassero un'aperta rivolta. Sotto la sua saggia amministrazione, la lira carta fece premio sull'oro. Alieno dalle avventure, ma pronto alle audace opportune, realizzò felicemente l'impresa di Libia. Estese il diritto di voto fino al suffragio universale, naturalmente maschile, elevando, come egli disse, i ceti popolari alla dignità della totale cittadinanza politica. Un'opera, come si vede, tutta ispirata a tre caratteristiche ben piemontesi: concretezza, culto dello Stato, sollecitudine sociale. A Cavour c'è un ristorante notissimo ai buon gustai del Piemonte. La tappa è obbligata, ovviamente, ma non solo per ragioni gastronomiche. Va presto, professore. Grazie. Questo proprio è il vino che beveva Sua Eccellenza Giolitti. Anzi, mi ricordo che proprio qui, in questa sala, ha tenuto per 2 anni di seguito il Consiglio dei Ministri. Se non mi sbaglio, nel 909 e nel 910, amava tanto la semplicità che non poteva rinunciare alla vita di Cavour per qualche mese. Senta, ma a proposito di questo rigore morale, amministrativo, che cosa ci può raccontare, professor Boiero? Mi fa venire in mente una sera, nel periodo in cui si doveva denunciare il patrimonio, non so precisare l'anno. Ero in casa loro e mi dice così quasi preoccupato, dice: ma guardi un po' cosa mi è successo. Io stamattina sono andato a denunciare il patrimonio all'Agenzia delle Imposte Dirette di Pinerolo e mi accorgo ora che non ho denunciato le 8.000 lire che un mio mezzadro mi ha portato. E poi neanche non ho denunciato l'argenteria. Quindi domani mattina me ne andrò a denunciarlo. E allora io dico: ma con che mezzo ci va? Vado col tramway, mi sono pastore, parenne fier, cioè non sono ricco come mio figlio, E difatti se ne partì col tram e andò a denunciare queste 8.000 lire e a denunciare anche l'argenteria per completare tutto quanto. Arriviamo a Giovanni Giolitti allora. Grazie, molto volentieri. Giunto in pianura, il Po serpeggia fra i campi, un'ansa dopo l'altra. Compaiono le prime draghe dei sabbiatori. Il fiume non si accontenta più dei pescatori solitari. Vuole ora il lavoro dell'uomo. Sono uomini particolari questi. Parlano poco, si muovono con gesti lenti e misurati, come di chi sia avvezzo a sgobbare molto, sotto il sole o nella nebbia, e a non avere altri compagni che l'acqua pigra del fiume. È il momento buono per ricorrere ad un poeta autentico, ben inteso, uno che sa attribuire vivezza e rilievo ai fatti veri della nostra esistenza, Cesare Pavese. I barconi risalgono adagio, sospinti e pesanti. Quasi immobili fanno schiumare la viva corrente. Isolati si fermano. Si dibatte la vanga sott'acqua. Di ora in ora altre barche sono state sin qui. I barconi nel buio discendono grevi di sabbia, senza dare una scossa, radenti. Il lavoro sul fiume si allarga. Sulle rive si costruiscono argini per bloccare le piene. Altri uomini si affaccendano intorno alle macchine. Più avanza e più il Po pullula di vita, da ogni parte. Thank you.
Cercate sulla carta geografica e vedrete segnati alcuni paesi, ma non gli stanno vicini, osservate. C'è sempre una certa distanza tra il fiume e le case. Le piene fanno ancora paura. Ecco Carignano, la sua esistenza quotidiana, le sue, come al solito, quasi ignorate opere d'arte. La casa che nel 500 fu di Renato di Savoia, figlio di Filippo di Brissa. Il ricovero del Vittone. Il Duomo di San Giovanni, uno dei più grandi del Piemonte. La chiesa di Sant'Agostino. Moncalieri, infine. Dal fiume la vedi arrampicata sul colle. Lassù, dominante, il poderoso castello, secolare residenza dei principi di Savoia. Uno degli episodi più importanti della vita parlamentare italiana è legato a questo monumento. Dal castello che abbiamo veduto prende nome il cosiddetto proclama di Moncalieri. Un fatto tutto piemontese, che resta peraltro l'episodio forse più famoso dell'intera storia parlamentare italiana. E non a torto. A giudicarlo serenamente ci accorgiamo che esso ebbe un'importanza risolutiva sullo sviluppo dell'intero Risorgimento. Per salvare un minimo di colore locale abbiamo pensato di parlarne da un vecchio caffè della vecchia Torino. Ricordiamo i fatti e i tempi. Dobbiamo risalire al 1849, mezzo secolo prima dell'età di Giolitti, di cui già ci siamo occupati seguendo il corso del Po. In quella tragica primavera, la prima guerra d'indipendenza si stava chiudendo in tutta Italia con un bilancio disastroso. Vittoria dell'Austria e dell'assolutismo, ritorno sul trono dei vecchi principi. Il regno di Sardegna aveva subito a Novara una irrimediabile disfatta. Gli austriaci erano accampati ad Alessandria, Carlo Alberto aveva lasciato la corona al giovane Vittorio Emanuele, Genova era inquieta e pronta ad insorgere. La libertà parlamentare era stata salvata in Piemonte, unico degli stati italiani, ma la Camera, riflettendo in modo demagogico e deformato il malcontento del paese, rifiutava di accettare la pace. Incombeva la minaccia di una marcia di Radetzky su Torino. Per superare la crisi, il 20 novembre Massimo D'Azeglio, presidente del Consiglio, convinse il re a sciogliere la Camera diventata impossibile ed a rivolgere un duro monito agli elettori con il proclama che prende nome dal castello di Moncalieri. Fate attenzione alla vostra scelta, diceva in sostanza, e designate dei parlamentari capaci di collaborare con il governo. Se la nuova Camera non sapesse né concludere la pace né sanare le ferite del paese, le conseguenze degli eventuali disordini ricadrebbero su di voi. Fu un intervento autoritario, un ricatto della corona al paese. Niente affatto. Il proclama di Moncalieri è un gesto di ottimismo e di spirito liberale. Né il re né Massimo D'Azeglio pensarono di sospendere lo statuto o di limitare le libertà. Chiesero la collaborazione dei cittadini, e l'ottennero, per evitare insieme i mali dell'assolutismo e dell'anarchia. Con questo gesto di fede nella libertà, il Piemonte poté diventare il centro di attrazione di tutti i patrioti, il punto di forza della causa nazionale. È il proclama di Moncalieri che prepara la rivincita del 1859, il trionfo del 1861. Torino, un profilo di case di fabbriche emerge dall'acqua, complicato e contorto.
Il fiume entra in città proseguendo la sua strada lungo la collina. La città è ormai a portata di mano e la città, questa come ogni altra, contiene di tutto. Tutto potrebbe essere interessante. Noi, dimenticando la carta geografica, la storia e l'economia, ci fermiamo un attimo accanto ad uno strano personaggio, figlio legittimo della città anche lui. Il Po ci dà tutto, il Po è tutto per noi, serve a tutto. Noi ne siamo innamorati, bisogna vederlo il mattino, calmo, nessuno qui, piombo. Poi passa qualcuno, gente che non conosciamo, probabilmente innamorate come noi del Po. Poi le sette, verso le sette un movimento diverso, sì. È a quell'ora che arrivano i disperati, le disperate. E gente così che li conosciamo subito noi da come guardano l'acqua. Ci avviciniamo, cerchiamo di consolarli, di usare delle parole buone sulla vita, alla volontà, dare coraggio in fondo. E bisogna avere così speranza. Poi li aiutiamo anche, in un altro modo, perché parole, parole non basta. Gli diamo magari un po' di pane, qualche lira. E poi vanno e dove vanno? Abbiamo già pensato tante volte. Probabilmente con i nostri soldi vanno al mare a guardare l'acqua là. Restiamo ai margini della città. Vi sono ancora scoperte interessanti da fare e per noi saranno le ultime. Abbiamo accompagnato il fiume sin qui, nel suo tranquillo itinerario piemontese, e qui lo lasceremo. Una zona prima deserta ed abbandonata ha visto sorgere in breve tempo i palazzi della mostra con cui si celebra il centenario dell'unità italiana. Il Po la bagna per tutta la lunghezza. La vita e la storia confluiscono qui. Vecchie fotografie ricordano l'una e l'altra. 1884, 1898, 1911, 1928, antiche esposizioni lungo il Po, ieri e oggi, in un'atmosfera romantica e dinamica insieme, il passato e il presente per una grande città italiana.